quello che credo è che molto spesso, appunto, come dicevi giustamente tu, nel dibattito pubblico sull'AI e poi anche per esempio la fantascienza, molte le cose sono in qualche modo legate, ci si concentra appunto sul problema se le macchine sono o non sono come gli esseri umani. E questo è un problema, come dire, significativo come tutti i temi, così. Però in realtà è qualcosa che ha a che fare molto con un futuro possibile. Nel presente, oggi, abbiamo già una questione invece che riguarda il fatto che queste macchine sono credibili, queste macchine sono in grado di passare per esseri umani, perché sono in grado di usare la comunicazione, il linguaggio naturale, quindi parlarci in maniera molto simile a come fanno gli esseri umani. E quindi questo, c'è già appunto una questione sul fatto che noi potenzialmente possiamo appunto proiettare sulle macchine delle caratteristiche che in realtà le macchine non hanno, come ad esempio l'empatia, la socialità e la vita. Ora, io non penso che sia di per sé negativo che le persone possano usare le macchine anche in questo modo, però è importante stare attenti appunto a riuscire comunque a mantenere le distinzioni.